Tra qualche istante avrà inizio l'appuntamento con Jeffrey Deaver per presentare il libro La mano dell'orologiaio, edito da Rizzoli. Buonasera, buonasera, buonasera a tutte, buonasera a tutti. E benvenuti al Biper Forum Monzani per questo grande incontro con un grande autore. È un autore di thriller, lo sono stati anche questi minuti, molto concitati. Lo conoscete per i suoi personaggi. Oggi parliamo del più longevo dei suoi personaggi, Lincoln Rhyme. Io direi di dare un po' di numeri, tradotto in più di 25 paesi, 50 milioni di copie, 25 lingue diverse, 150 paesi diversi. Farei un grandissimo applauso a Jeffrey Deaver. E farei un altro grande applauso a Sebastiano Pezzani, che sarà la nostra voce questa sera. Eccoci qua. Siamo pronti a partire con... Oggi parleremo della mano dell'orologiaio. Adesso io chiedo scusa ai fan accaniti di Lincoln Rhyme, ma per iniziare è giusto anche dare una sorta di coordinamento, una coordinata per capire chi è Lincoln Rhyme. Jeffrey, a me ha colpito molto la tua scelta. Di solito i protagonisti, soprattutto nei thriller, sono personaggi con una grande forza fisica, con una grande velocità, con un grande allenamento,
Lincoln Rhyme, come sapete, 4 anni prima dell'inizio, il collezionista di ossa, purtroppo subisce un incidente su una scena del crimine che lo rende tetraplegico e quindi sarà tutto un lavoro di testa. Ti chiedo, come ti è venuta questa idea di costruire un personaggio che nonostante le difficoltà riesce sempre a capire come risolvere i crimini solo con la testa? Primo, grazie Matteo, grazie Sebastiano e buonasera a tutti. E adoro Modena. And because, say if you just say that, because I am so impressed with the wonderful people here, I come from a country where everybody has to do selfies. I need to take a selfie. Siccome mi colpite molto, ah, siete straordinari, io vengo da un paese dove tutti fanno dei selfie, lo devo fare anch'io. Tre selfies, there are so many people. Tre, perché la gente ce n'è tantissima. It's art. Grazie. Let me say a word about Lincoln Rhyme, if I may. I write for you. I don't write for myself. I write for you, and I want to write the most exciting book I can. I never want to write a boring book. I want to write an exciting book where you turn the pages from start to finish. Allora, permettetemi di dire due cose su Lincoln Rhyme. Io scrivo per voi, non scrivo per me stesso, e scrivo con l'intenzione di creare la storia più eccitante possibile da darvi, una storia che non sia per nulla noiosa e che sia talmente entusiasmante da spingervi a voltare le pagine dalla prima all'ultima. But I also want the story to stay with you after you close the last page. And part of that is to create some substance, something thoughtful. And with Lincoln Rhyme, I wanted to create a character that, believe it or not, we could all relate to. Ma è fondamentale per me sempre creare una storia che davvero vi spinga fino all'ultima pagina, ma che all'ultima pagina, una volta che l'avete chiuso, vi consente di portarvi appresso qualcosa. E quindi una storia che abbia sostanza, in qualche modo, che vi faccia riflettere. E per questo il personaggio di Lincoln Rhyme. Un personaggio con cui, paradossalmente, tutti noi possiamo identificarci. But how can we relate to someone like that? Well, I think the answer is because we all are disabled in some way. We are never quite exactly what we want to be. We always strive to be something more or something different. It could be personal, it could be professional. And I wanted you to think that if Lincoln Rhyme, who is so severely disabled, can achieve what he's achieved over the course of over 20 years and now 17 books, maybe we can achieve what we have striven to achieve. Ma in che maniera noi possiamo identificarci in un personaggio come quello di Lincoln Rhyme? Com'è possibile? Beh, forse la risposta sta nel fatto che tutti noi in qualche modo siamo disabili. Nessuno di noi è del tutto soddisfatto di ciò che è e cerca sempre qualche cosa in se stesso che non ha. Tutti noi lottiamo per ottenere di più, per essere diversi, sia sul piano personale che su quello professionale. E se dopo 30 anni e 17 romanzi Lincoln Rhyme è riuscito, pur con le sue disabilità, a realizzare ciò che ha realizzato nei miei libri, perché no? Anche noi magari con le nostre difficoltà possiamo realizzare ciò che ci siamo prefissi. Questa è la straordinarietà di questo personaggio, che abbiamo detto è il più longevo di Jeffrey Deaver. Questo è il 17° libro dove si parla di Lincoln Rhyme. E i libri di Jeffrey sono belli perché sembrano dei film, sono molto concitati, durano poche giornate e sono un susseguirsi di eventi molto intenso. Quindi volevo farlo io, ma essendoci qui l'autore è giusto che lo faccia lui. Jeff, ci fai un breve trailer di questo libro? Sì. The
curiously, as we were driving here tonight, I looked ahead of me in the car, and I saw very near to this venue a huge crane. Do you know those construction cranes over the skylines of cities? Beh, la cosa buffa è che mentre venivo qua stasera in macchina, avevo lo sguardo davanti a me, a un certo momento, vicinissimo a questo luogo in cui ci troviamo adesso, cos'è che appare? Un'enorme gru in un cantiere edile. Avete presente quelle gru nei cantieri edili, giusto? And when I saw one of those cranes in New York City a few years ago, I thought, what an incredible vehicle for terror. Because they hover right over us. And what if a terrorist organization crashed one of those cranes to the ground? And that was the beginning of the book, and the essence of it is that a group that is aware of the huge wealth disparity in America, which is a real problem, crashes one of these cranes that is building a luxury high-rise where the apartments start at $10 million, while up the street, people are living in shacks and in cardboard boxes. That's sort of the general tone of the story, but of course, if you've read my books, you know not all is quite what it seems to be. And I can't tell you much more because I'm a suspense writer, and you have to read the book to figure out what ultimately happens. Qualche anno fa a New York mi imbattei in una di quelle gru e mi venne immediatamente da pensare che quella gru potesse essere uno strumento di morte, uno strumento di terrore. Ed è stato quello il momento in cui la mia mente ha concepito la storia fondamentalmente. Cosa succederebbe se un'organizzazione terroristica decidesse di far crollare una di quelle gru, di farla cadere? Un'organizzazione che ha in mente di combattere la disparità economica crescente che in qualche maniera colpisce il paese e decide appunto di abbattere una di quelle gru in un cantiere in cui si sta costruendo un grattacielo che verrà poi diviso in appartamenti dal costo di 10 milioni di dollari l'uno, quando a poca distanza da quell'edificio c'è già la gente che vive in baracche, in case di cartone sostanzialmente. Ecco, il tono generale è quello, ma voi sapete bene che i miei libri non sono esattamente quello che sembrano, e che c'è qualche cosa sotto di diverso. Che cos'è quella cosa? Beh, io sono un autore di suspense, quindi non ve lo posso dire, dovete leggere il libro. And let me say that the crane above this building is probably safe. Aggiungo che la gru che ho visto che torreggia su questo edificio sembra sicura, sembra. Probabilmente. I'm just looking at the exits just to be safe. Comunque ci sono le uscite di sicurezza, non si sa mai, eh? E grazie per questo estratto di quello che è un magnifico romanzo. Prego. Grazie mille. E Lincoln Rhyme è un personaggio straordinario. Dopo andremo a capire la famiglia di Lincoln Rhyme. Ma all'interno di questo libro, come si evince dal titolo, torna, dopo la luna fredda, l'orologiaio, Charles Vespasian Hale, un'altra grandissima mente. Ecco, Jeffrey, una delle tue capacità è quella di farci entrare anche nella testa della Nemesi, di farci capire che anche lui ha delle motivazioni, che è una persona umana, spesso si demonizzano i villain. Qui invece noi capiamo le motivazioni di Charles Vespasian Hale. Ti chiedo, come si fa a costruire una nemesi e quanto è importante anche per il personaggio principale? Well, all the characters in a book have to be rich and in depth. You're all lucky tonight. I'm going to give you the essence of my course in writing. That I usually charge $250 or €260 for, but you get it for free. And it's this, that a writer of fiction has to do the following. Tutti i personaggi all'interno di una storia devono essere profondi.
E stasera siete fortunati perché vi darò gratuitamente una pillola di quello che è il mio corso di scrittura che faccio pagare solitamente $250. E tutti gli scrittori, tutti i romanzieri devono fare una cosa, quello che adesso vi dico. The mission of a fiction writer is one thing and one thing only, and that is to create the most emotionally engaging relationship you can between the story or the novel and the reader. E il romanziere ha una sola missione, che è quella di creare la storia, la relazione emotivamente più intensa fra la storia o il romanzo, se preferite, e il lettore. And how do you do that? It's pretty simple. It's this. The most emotionally engaging story is a work of fiction in which living, breathing, true to life characters, both good and bad, confront over a short period of time increasingly difficult questions and conflicts, which conflicts are ultimately resolved in a way that's satisfying to the reader. Not necessarily a happy ending, but a satisfying ending. And in that definition, you heard characters good and bad. The villains have to be as fully fleshed out and have the same conflicts that the heroes do as well. In che modo? Semplice. L'opera letteraria, il romanzo più emotivamente intenso che si possa creare è quello in cui dei personaggi credibili che respirano e che vivono di vita propria, sia buoni che cattivi, sono alle prese con in un periodo di tempo molto breve con una serie crescente di difficoltà e di domande che alla fine della storia si risolveranno in qualche modo, e soprattutto che si risolveranno in modo soddisfacente per il lettore. Non significa che si possano risolvere in modo felice, ma soddisfacente sì. E per arrivare a quel risultato è fondamentale che anche il cattivo di turno sia analizzato in profondità e abbia lo stesso tipo di situazioni nelle quali si trova l'eroe della storia. You have to remember that the villain is the hero of his or her own story. He doesn't wake up in the morning thinking, oh, twirl his mustache, I'm going to do something bad today. He thinks, I'm going to fulfill my purpose. We think it's bad, but he or she doesn't. So that when the watchmaker or any other villain doesn't succeed, I'm not saying he doesn't, but if he doesn't, we want to feel a little loss. Why? Because it's my attempt to increase that emotional engagement between the watchmaker's hand and you, the reader. Non dimentichiamoci che il cattivo è l'eroe della sua stessa storia. Non è che si sveglia al mattino e decida perché è un cattivo che farà brutte cose. Anzi, magari lui si sveglia al mattino e si mette in testa semplicemente di realizzare i suoi piani, che magari per noi non sono buoni per nulla, ma per lui lo sono. Quindi l'orologiaio, ma qualunque cattivo di qualunque storia, se per quello, se dovesse avere successo, o se dovesse non avere successo, anzi, se non dovesse avere successo, non vi sto dicendo che non abbia successo, ma se questa cosa succedesse, in qualche maniera, all'interno della storia, deve portare noi lettori a provare un minimo di empatia, proprio perché, altrimenti significa che la storia non ha creato quella relazione stretta fra tutti i personaggi e noi lettori. E mentre leggevo La mano dell'orologiaio, questo discorso che fai l'ho trovato molto calzante, e prendendo proprio l'orologio e volendo fare una metafora, è una partita a scacchi tra due grandi menti che però sono in qualche modo simili tra di loro. È un po' come su un orologio ci sono due lancette, una dell'ora, Lincoln Rhyme, più ferma, e l'altra dei secondi, che appunto l'orologiaio, e prima o poi si devono incontrare. Una è più mobile, una è più ferma, ma sono parte dello stesso orologio. E così anche loro sono due menti con risvolti completamente differenti, ma che si stimano fortissimamente e che amano giocare uno contro l'altro, mettersi in difficoltà.
E la capacità di Lincoln Rhyme è stupefacente nel riuscire a farci stare aggrappati al libro e a capire cosa succede pagina dopo pagina. Tu in un'intervista hai detto: un thriller è un libro dove non vedi l'ora di capire cosa succede la pagina dopo. Beh, qua non vediamo l'ora cosa succede il secondo dopo, lo scatto della lancetta che fa. Ma andiamo sugli altri personaggi. Sono tanti e li spieghi veramente bene. E mi piace, come se qualcuno di voi avrà visto il collezionista di ossa, il film con Denzel Washington e Angelina Jolie, si capisce questa grande casa dove abita lui e un po' diventa la base, no, delle indagini. Quindi sono grandi personaggi. Partirei da Amelia Sachs, un personaggio fondamentale, la componente dell'amore, e ti posso dire, nel libro molti personaggi maschili, quando vedono Amelia Sachs, ne vengono colpiti. Ti posso chiedere anch'io il numero di Amelia Sachs? First of all, thank you so much for that wonderful, those wonderful comments and that metaphor about the hands of time. That's very appropriate and actually quite beautiful. No, I can't, but you bring up an interesting point. I'm often asked, how do I feel about Lincoln Rhyme? Is he a friend of mine? And is Amelia a friend of mine? And I must say no. I'm the watchmaker. I'm the pilot. I'm the neurosurgeon who looks at the patient on the operating table and thinks, I will operate and be very successful. I look at the cockpit. I will fly and not worry about the thunderstorm or the beautiful sunset. It's my job to fly the airplane, fix the brain, and write the story. So I have no vested interest in them, except to the extent that you like these characters. And that's all. That's enough for me. That's all I need. No, vi spiego perché. Spesso la gente mi chiede se ho una relazione interiore forte con i miei personaggi, con Amelia Sachs e Lincoln Rhyme nella fattispecie, e io devo dire di no. Mi sento un po' come l'orologiaio, se volete, o meglio, mi sento un po' come il neurochirurgo che va in sala operatoria, si trova davanti a un paziente da operare e lo affronta come se stesse facendo qualunque tipo di lavoro senza particolari preoccupazioni, o come il pilota di una linea aerea che sale su un aereo, prende il volo e, incurante del temporale che ci potrebbe essere, perché comunque sa che il temporale finirà a un certo momento e ha gli strumenti per far volare l'aereo nel modo giusto. E io, da quel punto di vista, mi sento un po' nei loro panni. Io devo scrivere il libro, punto. Quindi non ho una particolare relazione con i miei personaggi, ma c'è una cosa che mi lega ad essi, cioè il fatto che a voi stiano a cuore. A me basta quello. Eh sì, un applauso meritatissimo, anche perché una delle peculiarità principali dei libri di Lincoln Rhyme, appunto, sono i tanti personaggi che ne fanno parte. Non c'è solo lui protagonista, non c'è solo Amelia Sachs, ma c'è una squadra molto divertente, molto approfondita. Jeffrey, all'interno del libro, ci fa entrare nella testa di ognuno di loro e ci fa capire cosa pensano, come lo pensano e come sono arrivati a pensarci. Jeff, faccio uno spoiler: il mio personaggio preferito è Ron Pulaski, che si vedrà già nei libri antecedenti. Il mio personaggio preferito, anche lui, lo leggerete nei libri precedenti, avrà un incidente sul luogo delle indagini, quindi questo li accomuna, però mi piace molto il suo modo di pensare. Ti chiedo, tu hai detto che non hai un rapporto con loro e tu sei un pilota, ma se dovessi scegliere, proprio così, hai un personaggio preferito? Oh my, that's a question I've never been asked, and it's a very good question. Well, the fact is, sometimes I'm asked, what's your favorite book of yours? And the answer that I and most writers would give, it's the one you're working on now. Una bella domanda, anche perché non me l'ha mai fatta nessuno prima. Devo dire che
Ogni tanto mi chiedono qual è il tuo romanzo preferito. Il romanzo preferito è quello che tu hai scritto. La risposta dovrebbe sempre essere quello che sto scrivendo adesso. And because for us it's the process. You know, I've written, oh, did I mention before, 50 books, 100 short stories? They're done, they're in the past. I like some better than others. I don't really think about them much. It's all being focused on what I'm working on now. And the current character I'm spending almost all my time with is Coulter Shaw from the series that began with The Never Game. These are the English titles, and Sabra can give you the Italian titles. The Never Game, The Goodbye Man, The Final Twist, and Hunting Time. And, I can tell you those later. But, and he's the character that is now on the, I just learned today, again, the second year, the number one TV show in America. Aside from football, no, that different kind of football. Not your football, not the real football. Our football. Aside from that, the number one drama show called Tracker, and it's available in Italy on Disney Plus and Paramount Plus. But he's my favorite character now because that's the book I'm working on at the moment. È un processo che va avanti. Io mi trovo ogni volta a scrivere una cosa nuova, e non so se l'ho detto prima, ma ho scritto a questo punto una cinquantina di romanzi, un centinaio di racconti. Ce ne sono alcuni che mi piacciono più di altri, ma li ho scritti, appartengono al passato, e io tendo a concentrarmi sull'ora, non sul prima. La cosa che sto facendo adesso è soprattutto concentrarmi su un personaggio più recente, che si chiama Coulter Shaw, che è protagonista di una serie sua, iniziata in Italia col titolo di Il gioco del mai, poi Gli eletti, La mappa nera e Tempo di caccia. Sono romanzi che sono diventati anche una serie televisiva e vi annuncio che questa serie, per il secondo anno consecutivo, è la serie televisiva più amata, la prima in America, il primo programma di fiction, quindi primo programma che non sia un programma di sport, soprattutto di football. Football americano, non il vostro, il vero football. Questa serie si chiama Tracker, è disponibile anche per voi, la trovate sul canale Disney Plus e Paramount Plus. E il protagonista è quello su cui sono concentrato ora, per cui se devo dire uno preferito, dico lui, in questo momento ovviamente. In questo momento ovviamente mi fa capire che Jeff è un bravo genitore e non dice quale dei suoi figli è il preferito. È stato molto bravo in questo, ma ne ha avuti so clever. Ne ha avuti talmente tanti e talmente ben costruiti che è difficile. L'hai citato prima, e una tematica di questo libro appunto è anche la paura del terrorismo. Tu affronti molto le paure all'interno dei tuoi libri. Prima ci hai già raccontato un po' come ti è venuta in mente venendo qui, vedendo le gru. Quindi come hai collegato, quando hai deciso di utilizzare questa trama? E soprattutto dovete sapere che Jeffrey, quando leggete un libro di Jeffrey, vi insegna un qualcosa che prima non sapevate. Leggendo La mano dell'orologiaio capirete come funziona correttamente una gru. Direte, è facile. Una cosa molto complicata. Quanto studi per arrivare a raccontarci un libro? I did a great deal of research into cranes, into terrorism, into wealth disparity, into police procedure. But it's interesting that the first draft of the book was 100 pages longer. And I do a great deal of rewriting. I rewrite 50 times, and when I read it the first time, I almost fell asleep because I had page after page of how these cranes are built and how the Comunista Project, that was a true communist movement to distribute property in Soviet Russia, how that came about. And I went on and on. It's like reading Das Kapital. Oh, my God. I just written far too much. So I edited it down, so that now we have a much leaner book. But I've learned over the years that readers like some detail. And
You know, I don't want to overdo it. I don't want the story to be boring, but it was great fun to put into the book how these cranes are built and how they work. And I think that helps the story because, you know, there needs to be depth again. I don't want this to be a superficial kind of thing. I call it, you know, having had some, in America, we call it a made-for-TV movie in a sort of a disparaging way. Well, I have had two made-for-TV movies of my own work, so I can't be too critical of that. But I want it to be a story that has some significant depth to it. And that's what I tried to do with this book, The Watchmaker's Hand. Beh, ho svolto un sacco di ricerca per capire qualcosa in più sulle gru, sui gruppi terroristici, sulla disparità di ricchezza, sulla procedura di polizia. La prima stesura di questo romanzo presentava un centinaio di pagine in più, però siccome io faccio moltissime riletture, talvolta riscritture, talvolta riscrivo fino a 50 versioni diverse dello stesso libro, la prima volta in cui ho letto la prima stesura mi sono quasi addormentato, perché mi sono reso conto di aver inserito veramente troppi dettagli su come sono costruite le gru, su che tipo di propaganda fanno certi gruppi comunisti che avevano l'intenzione di ridistribuire le proprietà in un certo modo nel periodo sovietico della Russia, e via dicendo. Sembrava un po' di leggere Il Capitale, una cosa barbosa. E quindi, siccome ho scoperto che negli anni ho scoperto che ai lettori piacciono certi dettagli, perché arricchiscono quello che il libro gli dà, però comunque ho dovuto assottigliare, togliere, tagliare delle cose che fondamentalmente non erano funzionali alla storia, e al contempo, sapendo che ai lettori piace e comunque avendo in mente quest'idea che ha sempre governato la mia scrittura, cioè che è fondamentale dare qualche cosina in più al lettore, ho pensato che un po' di profondità in più alla storia, raccontando anche dettagli interessanti su come funzionano le gru e compagnia bella, potesse essere una buona cosa, e che non, insomma, fosse diverso dalle solite storie vuote delle televisioni. Attenzione, io non ho niente contro le storie delle televisioni che vengono fatte in televisione, anche perché due serie sono state tratte da miei romanzi, per cui figuriamoci se mi metto a criticarle esageratamente. Però qualche cosina in più, insomma, ho messo. E il tuo libro non fa annoiare assolutamente, anzi, volevo chiederti come fai ogni volta a partorire dei colpi di scena, perché ne metti non uno al libro, ne metti svariati al libro, cioè come fai a sorprenderti da solo? A un certo punto diventa difficile, immagino. Noi ci sorprendi sempre. Well, my trademark is the twists and turns, and I'll tell you how I do that. It's done by outlining, planning the book ahead of time. I spent 8 months with all my books planning the book to start, and I don't write anything until that's done. And I'll tell you the importance of outlining. Beh, è un po' il mio marchio di fabbrica, inserire questi colpi di scena, e vi spiego come ci riesco. Pianifico il libro, ne scrivo l'architrave, ne preparo l'architrave ancora prima di scrivere la prima parola. E quello che faccio, lo faccio per 8 mesi e mi dedico proprio a quello. Now the outlining has the outlining for The Watchmaker's Hand, it was 150 pages long, just the outline itself, and it had every detail, all the clues where all those twists occurred, the clue that led to that twist, they were all in there. I had probably, I think it's, I don't know how many chapters it is, but let's say 60 sections, 60 chapters, and I had that all done in a notebook, and then the outline was done. Allora, la pianificazione, nella fattispecie della mano dell'orologiaio, era lunga 150 pagine, 150 pagine non di scrittura, di programmazione del libro, però una programmazione che conteneva ogni dettaglio, quindi ogni singolo indizio, ogni colpo di scena, esattamente il punto in cui il colpo di scena andava inserito e gli indizi che portavano alla creazione di questi colpi di scena. Un numero di capitoli che avevo già ben chiaro nella testa fin dall'inizio, una sessantina, e tutto scritto su questo taccuino che avevo, 150 pagine. I tell my students they have to outline.
Some authors don't, but I tell them they have to. Because if you do that, it's much easier to write the book. And I'll give you an example of how it's easier. You can write the book in any order. If you have the outline, you can write the ending first, you can write the beginning at the end, you can write the middle whenever you want. Ai miei studenti dico sempre che dovete pianificare quello che scrivete. Non tutti gli autori lo fanno, attenzione, ma io spiego ai miei studenti che se lo fanno, poi scrivere il libro vero e proprio sarà molto più semplice. Perché sarà più semplice? Perché se pianificate nel modo dovuto la vostra storia, il vostro thriller, potrete poi passare alla scrittura e scrivere il libro, non necessariamente nell'ordine in cui i fatti si svolgono, potete partire anche dall'ultima pagina o dall'ultimo capitolo, potete scrivere quello centrale quando siete ancora all'inizio o viceversa. And you wake up, it's a beautiful day in Modena, and the sun is shining and the birds are singing, and you look at your outline and it says, kill somebody. Well, you may not feel like it. Some faces are, no. That's when you want to kill somebody on beautiful days. Anyway, that's your business. You know when I want to kill somebody? I'll tell you when I want to kill somebody. Poi magari vi svegliate a Modena, c'è col sole che splende, gli uccellini che cinguettano, e aprite la vostra taccuino, e improvvisamente vi balza all'occhio la scritta uccidi qualcuno. La giornata è troppo bella per uccidere qualcuno, non è la giornata giusta. Now, lo uccideremo un'altra volta, lo uccideremo. Qualcuno di voi invece ha il sorriso sulle labbra, magari è invece il momento giusto per uccidere qualcuno. Adesso ve lo spiego quando mi viene voglia di uccidere qualcuno. Now, I'm a writer, right? And what's the number one thing that writers like most? Excuses not to write. And what is the best excuse not to write ever invented? The internet, more specifically YouTube, and more specifically yet, videos of baby goats in pajamas. Allora, io sono uno scrittore e sapete qual è la cosa tipica di molti scrittori? Cercare scuse per non scrivere. E qual è la scusa migliore mai inventata nella storia? Internet, nella fattispecie YouTube, dove trovate dei bellissimi video di caprette in pigiama. Now, if you haven't seen them, you have to. I insist. Well, not now because I'm talking, but when at a break, please watch them. So, don't worry, there's a point to this. I wake up, I don't want to write. I go to the internet and it's down. The internet server is broken. So I call the company and I say basically, I need my baby goats. Fix my internet. And they say, okay, we'll have somebody out there at 8 o'clock tomorrow morning. Guardate, ecco i video, mi raccomando. Sapete cosa mi è successo una volta? Che mi sono svegliato, non avevo nessuna voglia di scrivere. Allora ho detto, vabbè, adesso guardo le caprette su internet. Ho acceso il computer e internet non funzionava. Allora ho chiamato il fornitore di servizi online e gli ho detto, sistematemi internet perché devo vedere le mie caprette. E il tizio mi ha detto, che mi ha risposto, domani mattina alle 8 ti mando un tecnico. So again, I'm a writer, right? I don't get up at 8 o'clock in the morning for anything, except the internet guy who is going to let me watch my baby goats. Well, you know what happens. 8 o'clock comes and goes, 9 o'clock comes and goes, 10 o'clock, 11 o'clock, 4 o'clock in the afternoon, he walks in and looks down at my internet box and says, oh, I can't work on that. It's an XYZ, whatever it is. And I think, that's the day I'm going to kill somebody. And guess what the name of my next victim is and what cable company he works for. Ma ancora una volta, io sono uno scrittore. E quale scrittore si sveglia alle 8 del mattino? Se non per guardare le caprette, naturalmente. Vabbè, insomma, io aspetto il tecnico. Passano le 8, passano le 9, le 10, insomma, alle 4 del pomeriggio finalmente il tecnico arriva, entra in casa mia, si avvicina al modem e dice, ma questo modem io non posso sistemartelo, è un modem di un tipo su cui non posso mettere le mani. Ecco, quello è il momento in cui mi viene voglia di ammazzare qualcuno. Potete immaginare il nome della vittima predestinata e anche magari della compagnia telefonica a cui appartiene. So in answer to your question, long answer to your question, my books are much more focused than I am personally.
Allora, in risposta alla tua domanda, i miei libri sono molto più succinti e concentrati di quanto non sia io. But the clues, the twists come in that outlining process. Però tutti i dettagli, gli indizi sono presenti in quella pianificazione che faccio. Adesso li abbiamo citati prima, è giusto anche dire bene i nomi: Amelia Sachs, la detective, la moglie di Lincoln Rhyme, Lonsel Little, tenente, Ron Pulaski, lo ribadisco perché è il mio preferito, poliziotto detective, e Tom Reston, il caregiver. E adesso andrò a leggere un pezzettino, tranquilli non c'è spoiler all'inizio, di Ron Pulaski, le preferenze le faccio bene, che dice: la gente, Ron Pulaski, stava pensando a quell'espressione che si sente di tanto in tanto, quella sulle 48 ore. Se non trovi una pista solida entro i primi due giorni da un omicidio, il caso diventa sempre più difficile da risolvere. Era una stupidaggine. Come ogni poliziotto sapeva bene, non era nient'altro che una frase da film o serie TV. A contare erano i primi 48 minuti. Passati quelli, tracce e ricordi dei testimoni cominciavano a svanire. Bene, ecco, dato che sono praticamente passati 48 minuti e poi ho paura di dimenticarmele, ti voglio fare delle domande che ho visto che ci hanno fatto da casa, perché ci stanno seguendo anche a distanza. Quindi, per non far arrabbiare Ron Pulaski, sarò un bravo testimone. E ti chiedo, ci chiedono gli amici da casa, ci saranno altri libri su Lincoln Rhyme? E soprattutto, l'orologiaio è citato in diversi romanzi. Si devono leggere in ordine o si può iniziare a caso? Sì. No, I'm very careful. I'm seeing the comments here. Grazie mille a tutti. Those are very good questions. And I saw a question about rune. R-U-N-A. Rune. Se ci saranno altri libri di rune, chiedevo. I'll discuss that in a moment. But no, you don't need to read the books in order. There have been 17 Lincoln Rhyme books. Everything is explained. You know, generally, J.K. Rowling wrote the Harry Potter series. You can read those separately, of course. It benefits to read them in order slightly, but I'm very careful about the fact that somebody might pick up a book halfway through, and I want to make sure you know everything there is to know. It's one of the challenges of writing, but certainly it's an important aspect to make readers feel comfortable with the story and the characters. No, allora, io faccio sempre molta attenzione a questa cosa. Intanto ringrazio chi mi ha fatto le domande da casa, che sono molto importanti, e qualcuno mi chiede anche se qualche cosa di Rune, un personaggio di cui ho scritto in passato, ne parlerò. Non è necessario che voi leggiate i libri in ordine, sono 17 le avventure di Lincoln Rhyme, e io cerco sempre di inserire in ogni storia il numero di informazioni, sì, la quantità di informazioni necessaria per far capire a ogni lettore il quadro generale, anche lettori che magari in precedenza non si erano mai accostati a storie di Lincoln Rhyme. Mi viene in mente un'autrice famosissima, J.K. Rowling, l'autrice di Harry Potter, lei ha scritto tutta la saga, però ha sempre fatto in maniera che chiunque potesse iniziare a leggere la saga dal capitolo che aveva per le mani. Ovviamente conoscere l'intera saga aiuta, ma non è assolutamente essenziale. È più complicato per me come autore, perché devo fare molta attenzione al numero di informazioni da inserire, senza esagerare, ma è il mio lavoro e rende più interessante per i lettori potersi avvicinare a quei libri. And I'll mention briefly about Rune from the published here in Italy, Manhattan Nero, is that... Yeah, and a couple of others, Death of a Blue Movie Star and so forth. Hard News. And she was a great character. My first series, many, many years ago, about life in New York in the 1980s. And that was, Studio 54 and David Byrne and the Talking Heads, in a very exciting time when I was living in New York. The Mud Club, if that means anything to anyone. I see a few faces nodding, a very exciting time. And the fact is, will she be back? I'm not sure. I've got my hands full doing a lot of projects right now, but she's a very endearing and enduring character. So we may very well see her again.
Rune è uno dei miei primi personaggi, è un personaggio che, attraverso cui ho raccontato la New York degli anni Ottanta, una New York molto vivace, con lo Studio 54, David Byrne e Talking Heads, per esempio. Qualcuno di voi annuisce, per cui immagino che abbia familiarità. Tornerà. Guarda, in questo momento sono veramente molto impegnato, tante cose per le mani, però siccome è un personaggio che mi sta caro e che comunque è durato nel tempo, non è ancora scomparso, potrebbe anche riapparire, chi lo sa. Adesso ti faccio un'altra domanda, sempre che ci arriva dagli amici da casa, che si ricollega a una domanda che volevo farti. Ci chiedono, torneranno delle avventure anche di Catherine Dance, perché dovete sapere che lui ha tanti personaggi principali, e una delle peculiarità di Jeffrey Deaver è quella di farli collaborare tra di loro. See, Catherine Dance was a series I wrote a few years ago. Now, if you've gathered anything about me, I'm a business person. This is a business. You know, my books are, some authors don't like to hear me say this, but it's a consumer product. There's nothing to be ashamed about that. I write for you. You know, it's like Procter & Gamble does not make toothpaste made out of liver. Why? Because they like the audience. They want to sell toothpaste and they want to make the audience happy. Allora, non so se qualcuno di voi lo ha capito, ma io sono un uomo d'affari, un businessman in qualche modo. E i miei libri sono un business, sono un'attività particolare. So che a molti scrittori non piace che io lo dica, ma io ci credo, cioè i miei libri sono come prodotti di consumo, non sono diversi fondamentalmente dal dentifricio. Procter & Gamble, che produce dentifricio, non fa il dentifricio al gusto di fegato, semplicemente perché a voi consumatori, noi consumatori, non piace quel tipo di dentifricio. And the Catherine Dance books just did not sell well. However, businessman, did I mention? A studio I cannot mention has just called my agent and said, are the books available for a TV series? And if that works out, then I will start writing in all my free time. I don't like air quotes, but I'm going to do air quotes. All my free time, I will do more Catherine Dance books. But I appreciate your thoughts. She was a fun character. I liked her. And I hope that the TV show comes through because I want to reintroduce her. Catherine Dance, per chi non lo sapesse, è un personaggio purtroppo che non ha venduto tanto. Vi avevo detto che sono un businessman, vero? E, però, nonostante non abbia venduto tanto, proprio in questi giorni una compagnia, uno studio di produzione televisivo, ha chiamato il mio agente chiedendo se la serie di Catherine Dance fosse ancora disponibile per un'eventuale trasposizione televisiva. E se dovesse effettivamente se dovessero i diritti del personaggio di Catherine Dance essere acquisiti per una serie televisiva, allora sì, mi rimetterò a scrivere nel mio tempo libero, perché è un personaggio comunque a cui sono legato, e se vi fa piacere, qualcuno da casa me l'ha chiesto, quindi evidentemente fa piacere, perché no? Poi la bellezza appunto è quella di fare, spesso li fa anche collaborare, Catherine Dance è un'esperta di linguaggio del corpo, e anche Parker Kincaid e Lincoln Rhyme ogni tanto collaborano, ed è una bella peculiarità, tipo gli Avengers, no? Questi tanti supereroi che collaborano. E per chiudere, Il collezionista di ossa, 1997, io sono nato nel 1997, quindi so cosa sono 27 anni, e la tua capacità... Mamma mia! E la tua capacità e la bellezza di Jeffrey Deaver è questa, non sono personaggi piatti, evolvono, 30 anni gli ha passati anche il personaggio, è un Lincoln Rhyme differente, io l'ho trovato differente, per esempio pensa anche al movente ed è anche più di cuore, è vero, è cresciuto, è un po' cambiato Lincoln Rhyme. Oh, characters have to change. We all change, don't we? There's an arc to our lives. The characters in the books have to have arcs as well. Lincoln and Amelia are married, and they got married in Italy. After my book, The Burial Hour, Sable will give you the Italian title, they jetted up to Lake Como to get married.
And of course they solved a murder while they were up there, because what else are Lincoln and Amelia going to do on their honeymoon but solve a murder? He is softened a bit in the sense that he is now appreciating the human side of policing. And Amelia and Ron Pulaski in particular have taken on a little more of his scientific side. People change. And, I will never kill off my main characters. That's absurd. Any author who does that, that's ridiculous. I'm outlining my new Lincoln Rhyme book right now. Next year from Rizzoli, we will have Coulter Shaw novel. The year after that, we will have a Lincoln Rhyme novel. But he will change even more. And again, I'm a suspense writer, so you're going to have to buy the book to find out how he changes. Beh, chi è che non cambia? Cambiamo tutti, e quindi cambia anche nel corso della sua vita Lincoln Rhyme. Tutti noi abbiamo un arco della vita in cui cambiamo in qualche maniera. Peraltro Lincoln e Amelia si sono sposati in Italia. E dopo il romanzo Il valzer dell'impiccato sono saliti fin su il lago di Como e si sposano. E guarda caso, durante la luna di miele, che fanno? Risolvono un omicidio. Cos'altro potrebbero fare durante la loro luna di miele? Ovviamente Lincoln un po' si è ammorbidito nel corso degli anni e ha iniziato ad apprezzare l'aspetto umano delle indagini di polizia, e allo stesso tempo Amelia, con la collaborazione di Ron Pulaski, invece ha iniziato a concentrarsi maggiormente sugli aspetti scientifici, che erano quelli che invece rappresentavano Lincoln maggiormente. Io sicuramente non ucciderò i miei personaggi. Ci sono autori che lo hanno fatto, ma è una roba assolutamente ridicola, quindi non intendo farlo. Chiaramente Lincoln Rhyme cambierà, è cambiato. Sto scrivendo una sua nuova storia in questo momento, uscirà non l'anno prossimo, ma quello dopo ancora per Rizzoli. Mentre per Rizzoli l'anno prossimo uscirà il nuovo capitolo della serie di Coulter Shaw. E quindi vi dicevo, Lincoln cambierà ulteriormente, lo sottoporrò ulteriormente ad altre trasformazioni. Quali trasformazioni? L'ho detto, sono un autore di suspense, per scoprirlo dovete comprare il libro e leggerlo. E questo, prego. Questo è stato un magnifico Jeffrey Deaver. Come ogni film, chiudiamo come abbiamo iniziato: 50 milioni di copie vendute, tradotte in 25 lingue, in 150 paesi. Un grande autore, ma una grande anche persona. Non so se avete notato, durante l'intervista ha versato l'acqua a me e Sebastiano, e poi se l'è versata per ultimo, e adesso mi ha chiesto: possiamo far fare domande anche al pubblico? Gli ho detto no, ma tanto gliele farete adesso, perché adesso c'è il firmacopie, lo potrete incontrare. Io chiedo un grande, grandissimo applauso a Jeffrey Deaver. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Scusate, grazie Matteo Silvano Pezzani. E un applauso a Sebastiano Pezzani, grazie mille. Grazie. E tutti a Modena. Sì. Allora, Jeff non uscirà da questa sala, a meno che non venga cacciato, non credo. No. Prima di aver firmato fino all'ultima, fino all'ultima copia dei libri che avete, per cui se venite ordinatamente, lo facciamo qui il firmacopie? No, lo si fa lì fuori. Lo facciamo fuori. Venite dove c'è il tavolo con i libri, da me, io vi metto un post-it sulla pagina del titolo con il vostro nome, di modo che Jeff possa firmarvelo correttamente e rimarrà lì a firmarvi tutti i libri che volete. Grazie. Jeffrey Deaver, La mano dell'orologiaio, edito Rizzoli. Grazie a tutte e tutti.